Buongiorno, io sono Giusy Food Blogger e benvenuti in questo nuovo vlog. Se oggi giriamo questo video è perché l'87% di voi su Instagram tramite sondaggio mi ha chiesto di fare questo video mattutino. Routine food. Non era proprio divertente il giro, va bene, ritornando a noi. Oggi cucineremo insieme orecchiette, broccoli e salsiccia, ma prima di iniziare vi voglio far vedere la mia bellissima cucina che grazie alla mia cucina ho collaborato con Mondo Convenienza in uno show cooking. E infatti la mia cucina è presente sulla sezione blog Mondo di Gusti Eventi, che vi lascio il link in bio. Mo vi faccio vedere la mia cucina e poi partiamo a cucinare. Eccoci qua ragazzi, questa è la mia cucina dove passo le mie giornate, il mio tempo a lavorare, insomma, per il mio blog, che vi lascerò il link in bio. Eccola qui. Qui al nostro piano di cucina vediamo subito gli ingredienti che occorrono per preparare questa ricetta. Mezzo chilo di broccoli freschi, orecchiette, mezzo chilo, poi a piacere, dipende sempre da quante persone siete a casa, salsicce da pulire, noce moscata, pepe, sale, olio e aglio. Procediamo! Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo prendere i nostri broccoli e li dobbiamo pulire. Quindi procediamo a sciacquarli e a eliminare questi ceppi che ci sono sotto. Una volta puliti i nostri broccoli, aggiungiamo l'acqua e li facciamo bollire. E con la stessa acqua di bollitura dei broccoli cuociamo le orecchiette. Ok ragazzi, nel frattempo io ho sbudellato la salsiccia, le due salsicce scusatemi, ho aggiunto sale, pepe, noce moscata e soprattutto l'aglio, che adesso mettiamo a soffriggere. E non ci dimentichiamo di aggiungere un bicchierino di vino bianco, adesso lo vado a prendere. Io mi dimentico sempre, a volte ci sono dei dosaggi, a volte mi dimentico proprio di dirli. E quindi le abbiamo detti, segnatevelo, vabbè, io sotto in bio vi scrivo tutto. Comunque mi sto divertendo tantissimo a cucinare con voi. Ecco qua il vino bianco, abbiamo aggiunto un po', adesso lasciamo cuocere. Guardate, io non so perché ci sono delle persone, dicevo, che purtroppo nel frattempo che qui si cuoce parliamo un po', ci sono delle persone che vogliono proprio rovinare la cucina, inventando dei piatti che veramente a me non piacciono. Ad esempio, ci sono persone che magari vedono questa ricetta che io faccio e la ricopiano in modo aggiungendo pancetta, roba che non ci azzecca. Ma dico io, ma perché volete cambiare le cose? Cioè, ma poi fanno delle cose veramente che non lo so. Ma poi si mettono su YouTube, dicono che c'è un ingrediente tipo il caprofiore, lo chiamano i broccoli, ma se i broccoli sono una cosa il caprofiore ne è un altro. Ma perché non vi ritirate a questo punto qua, quando non avete le basi per cucinare? Statevi a casa vostra, insomma, statevi al posto vostro che fate più bella figura. Non voglio fare né nome né niente, perché ci sono persone che sono molto gelose della mia pagina di Instagram e tendono a copiarmi. Io non sono nessuno e soprattutto io non sono meglio degli altri, ho tantissimo da imparare in cucina, questo è vero, però quello che io so fare, io lo so fare, punto. E sono sicura che esiste sempre chi è meglio di me, e chi è meglio di me, io lo stimo, lo rispetto e cerco di essere un buon esempio. Tutto qua. Ritornando a noi, aspettiamo nel frattempo che la salsiccia si fa, i broccoli si fanno, e poi dopo passeremo direttamente i broccoli nella salsiccia e poi nella stessa acqua dei broccoli cuoceremo le orecchiette.
Ok ragazzi, eccoci qua. Allora, quando i broccoli cominceranno a bollire, sono pronti e li versiamo automaticamente nella nostra wok, padella, come la vogliamo definire. Io la chiamo wok, perché così si chiama. Poi si chiama padella, chiamatela padella. Ecco qua. Ok, spegniamo un attimo, poi dopo riaccendiamo. E nella stessa acqua io ci cuocio le orecchiette. Ok. Saltato per farle unire alla salsiccia, eccole qua, sono pronte. Insomma, allora mettiamo a cuocere l'acqua per le orecchiette e poi accendiamo 5 minuti qui per far assorbire un po' il sughetto rimasto. Ok, ma giusto 2 minuti. Con come qui ho messo a bollire l'acqua che userò per cuocere le orecchiette. Queste orecchiette sono cuore di terra, un tipico prodotto che viene prodotto in Puglia, e io mi fido di questa azienda italiana che uso molto spesso per queste orecchiette. Giustamente queste sono quelle là fresche e si cuociono in 4-5 minuti, in pochissime, in poche parole. Qua la nostra pentola bolle e adesso immergiamo le nostre orecchiette qui. Nota bene che io i broccoli, ovviamente prima di cuocerli qui, li ho lavati con bicarbonato. Mi raccomando, bisogna lavarli prima bene, pulirli, e poi dopo uno può fare questo tipo di procedimento, perché giustamente l'acqua dei broccoli viene usata per le orecchiette per un semplice motivo: per dare più sapore alla pasta. Quindi adesso, visto che la pentola sta andando in ebollizione, io uso le mie mitiche orecchiette del cuore di terra. Ecco qua, io insomma in una busta di mezzo chilo, metà perché siamo due persone, quindi va bene così. Ok ragazzi, la pasta è pronta, sono trascorsi 4 minuti, che devo sempre ringraziare al mio timer di Google, che se lo nomino si apre, insomma, che mi ha messo insomma i minuti esatti per la cottura della pasta. Adesso la pasta la mettiamo bella cotta qua, che spettacolo, e la immergiamo. Poi sono rimasti pure qualche altro broccoletto, insomma, una bella manciata di parmigiano, e saltiamo la pasta. Parmigiano non si va da nessuna parte. Ecco qua, ecco qua ragazzi, abbiamo anche saltato la pasta, un altro giro glielo facciamo fare anche con la spatola per il parmigiano. Ecco qua ragazzi, adesso vi faccio vedere come si presenta il piatto. Ecco qua, adesso lo andiamo a impiattare. Qua ragazzi, come si presenta il piatto? Ragazzi, anche questa ricetta è andata, spero che vi sia piaciuta, spero che vi siete divertiti in mia compagnia, e mi dovete lasciare un like. E mi raccomando, commentate sotto, visitate le mie pagine di Instagram, Juicy Food Blogger, il mio canale YouTube. Se non siete ancora iscritti, attivate la campanella, così ogni volta che pubblicherò un video vi arriverà la notifica. Che dire, io vi auguro un buon appetito. In meno di mezz'ora abbiamo preparato questo piatto veramente favoloso, che a breve lo mangerò tutto io, insomma. Veramente
buonissimo. Vi voglio salutare, vi voglio far salutare anche dalla mia baby, che ve la presento, non so se la conoscete. Chi segue le mie storie su Instagram già la conoscono, chi no, non sa di chi io stia parlando. Tata! Vi faccio salutare dalla mia baby! Stella, saluta mamma! Lei è la mia pincher e mi raccomando, lasciateci un bel like, perché noi vogliamo tanti like, vero mamma? Vogliamo tanti like! E vi aspetto per il prossimo vlog, che sarà tutto tema natalizio, a parte che sto preparando delle video ricette natalizie, quindi seguitemi. Ma quest'anno vi porto con me a fare i regali di Natale e farò anche un vlog per lo spacchettamento dei miei regali di Natale che riceverò quest'anno. Quindi vi aspetto, vi mando un bacio, Stella vi saluta e vi saluta anche io. Ciao da Juicy Food Blogger!